Una forte teatralità caratterizza la produzione artistica di Plauso Nivo Battistini. Immagini fantastiche, surreali, costruite in ambienti scenografici ricchi di improbabili architetture, sulle quali si muovono altrettanto improbabili figure. Esseri umani, paesaggi, nature morte, oggetti reali o futuristici, sono i soggetti che l'artista inserisce in immaginari in palcoscenici, attraverso i quali raccontare il mistero dell'esistenza. Nato a Torino, Plauso Nivo Battistini ha conseguito il diploma di scenotecnica all'Istituto Moderno di Cultura Artistica. Ha frequentato anche il Conservatorio Musicale, specializzandosi in musica elettronica. Quella di pittore scenografo è stata per molti anni la sua professione. Ha lavorato per il Teatro Regio di Torino collaborando con registi e scenografi di fama. La scenografia è dunque l'aspetto che più colpisce, anche nei suoi dipinti. Una costruzione dell'immagine ricercata, raffinata e misteriosa, sicuramente fantastica, ma in grado di descrivere, raccontandole, verità profonde. Visioni simboliche che vanno a scavare nell'inconscio, ad esplorare la dimensione più spirituale e metafisica del pensiero. Ed è aprendo il proprio sipario mentale che l'artista mostra al pubblico pensieri, idee, sensazioni, emozioni. Forme inventate, figure reali ma inconsistenti, delicate nel tratto, in continuo movimento, fissano sulla tela sogni e attimi di vita. Il disegno è elaborato, ricercato, pieno di dettagli realistici. La gamma cromatica è calda, ma surreale. I toni dell'azzurro e del viola aiutano la materializzazione dei pensieri onirici. Tutto è costruito, impostato, ma non è finzione. È la vera essenza delle cose, pronta ad andare in scena grazie ad un gioco scenografico. Realtà e fantasia, dinamismo e staticità, sogno e verità. Sono i contrari che si mescolano nelle opere di Plauso Nivo Battistini. Nei suoi personaggi l'artista raffigura la genesi della creazione. Ogni struttura simbolicamente implica un momento di vita. I soggetti si generano sulla tela nascendo gli uni dagli altri. Da un punto d'inizio l'immagine si sviluppa su se stessa e seguendo immaginari passaggi temporali arriva alla fine, dalla quale generare nuove formazioni. Gli elementi si sovrappongono, si evolvono, si trasformano, raccontano in questo loro passaggio sulla tela la vera essenza di ogni oggetto raffigurato. È come se l'artista volesse rappresentare l'infinito, racchiuso in uno spazio, mettendo in scena tante storie, tante idee, inconsce, fantastiche, surreali, espressione di una realtà nascosta, visionaria e magica.